Già becovata, pancreas, eravamo rimasti. E dicendo questo, strinse la mano di Azzarelli, il quale era un operaio e per non sfigurare si era messo il vestito del matrimonio. Ma siccome non aveva trovato il suo, si era dovuto mettere quello di sua moglie e piangeva commosso, fasciato nell'abito di tul bianco, con il bouquet di fiori d'arancio appassito, borsetta di raso e scarponi da fabbrica, perché le scarpe di vernice bianca si erano perse in un trasloco. Poi Baldassini, padre, disse al figlio con cipiglio fiero: «E adesso fila a casa e ricordiamoci di lavarci le mani che abbiamo toccato dei proletari». Il bidello bionico, che nonostante i quotidiani elettroshock era rimasto con un quoziente intellettivo pari a quello di un'ostrica, piangeva come un bove per la commozione, disse una frase bellissima: «Una mano lava l'altra e tutte e due te la sbattono in faccia». Il maestro fu il primo a riprendersi: «Su da bravi bambini, non facciamoci sopraffare dalle lacrime. La vita è bella anche perché ci permette di assistere a una storia come questa. A proposito, oggi c'era la lezione di storia. Noi bambini gioiosi dicemmo in coro: che palle! Bene, è bello vedere tutto questo entusiasmo. Poi, dopo qualche indecisione tra il tamburino sordo, il clarinettista cieco e il sassofonista sciancato, il timido Sergio, detto Piero, decise di parlarci quel giorno di il tamburino sordo. Prima giornata dei campionati europei di fanteria del 1848. L'Italia scendeva in campo e affrontava l'Austria in casa a Custoza. Per l'Italia giocavano in porta Tavernello, in difesa Pelican e Parker, degli alpini del sud Tirolo, del corpo delle penne nere. Il bravo Sima, che era libero, un ragazzo con la forza di 20 braccia. Werner e Perlana addetti alle azioni più delicate. Carinzia, intimo amico di molte ragazze del luogo e Nubegna, del corpo dei paracadutisti. Lavazza, in panchina, era stato ferito e non riusciva a tirarsi su. Giambe covato. Pancre.